E a Palermo la tradizione dei pupi di zucchero continua e resta viva grazie a questa attività che in questo periodo dell'anno sta realizzando i pupi a cena, i pupi di zucchero. Eccoli qui, questo uno ultimato, c'è grande lavoro dietro e qui stiamo assistendo Superman. alla decorazione, quindi di Superman. Sì. Siamo all'interno dell'azienda a Palermo, Bonadonci. nel cuore di Palermo, dove questa tradizione Al continua a mercato del vivere. capo. Sì. Come al mercato del capo. Vediamo che ci sono tanti soggetti perché cambiano anno dopo anno, si segue anche la tendenza. Esatto, un po' come una moda. Però i tradizionali rimangono sempre. I tradizionali rimangono sempre, dietro abbiamo un pupo del zucchero da completare, grande addirittura 6-7 kg, di peso 6-7 kg. Sì, alcuni arrivano a questo peso. Guardate che bello questo, questo è coloratissimo. Per i più nostalgici, perché è antico questo pinocchio. Qui stiamo preparando invece qualcosa di speciale dedicato agli amici di Bella Sicilia. È Sì, è in preparazione. in preparazione. Quindi ognuno di voi ha poi un compito ben preciso. Tu ti occupi Delle teste di Moro e delle statuette in stile 800. Quindi questa è la statuetta stile 800 e dietro La testa di abbiamo la Moro. testa di Moro, tutta in zucchero perché Sì. possiamo dire il prodotto che viene utilizzato è quasi al 100% lo zucchero. E poi ci vuole tanta pazienza, tanta abilità per le decorazioni. Il tuo compito invece è anche lo stesso, sempre. Esattamente. È una che. Ha bisogno di più passaggi per completare il pupo, perché si deve vestire prima il viso, poi man mano che andiamo facendo il viso lo andiamo vestendo e colorando. E lì dietro vediamo quelli pronti per essere decorati. Dietro di te il laboratorio dove vengono creati i pupi di zucchero. Tutto nasce da qui. Esattamente. Cosa abbiamo in pentola? Acqua e Eh zucchero, con delle pentole speciali antiche. sì, acqua e zucchero. Eh sì, vengono in tavola, sì. E qui ci sono le stampi, le forme, Fatto in gesso. tutto in gesso, quindi. Quindi si mantiene l'antica tradizione come veniva fatta una volta. Cerchiamo sempre di non fare il clima, ma è stato di solito. Complimenti, complimenti.